Eccoci qui ragazzi, salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Shuikoden 3. Thomas, ecco qua. Da questa parte. Cocci cocci! Ecco, guarda questi. Che ne pensi di questi manichini? Beh, immagino che siano al posto giusto. Scommetto che appena li vedranno scapperanno via dal terrore. Possiamo soltanto sperarlo. Grazie, sir. Ah, forse devo controllare tutto quello che stanno facendo. Ecco, vedi, siamo tutti pronti. Di uscire, ovviamente, non possiamo uscire. Quindi forse devo controllare quello che stanno facendo tutti quanti. Almeno penso. Però gli altri ora dove sono? Che qua non c'è nessuno. Perché c'era... Oddio, devo vedere se forse c'era quell'altro che... Sebastien che stava prendendo il mio posto, diciamo, di padrone del castello. Quindi forse si trova nella libreria, si trova là sopra. Dovrei controllare effettivamente. Perché dice, ho bisogno che tu mi scriva una cosa. Quindi può essere che si trovi qui. Infatti. Quindi, Eik, dove sono i materiali? Sono sicuro che sono da qualche parte. Per favore, mio buon uomo, devi cercare di ricordare. Mister Sebastian, va tutto bene? Oh, salve Thomas. Sì, va tutto bene, lascia fare a me. No, vabbè, lascia perdere qua. Ok, quindi anche loro abbiamo visto che stanno facendo. Tecnicamente ora dovrei controllare su Quan, Juan, Juan, come minchia si chiama. Perché dice tu hai la parte più importante, ma non sappiamo effettivamente cosa debba fare. Quindi è un po' particolare la cosa. Cioè, la zona di Quan è questa, ma non so se adesso magari parte il trigger. Perché lui non c'è qua. Posso vedere se si trova magari da quest'altra parte. Devo cercarlo ora. Devo vedere dov'è. Perché lui qua non c'è. Vabbè, andiamo a cercarlo. Allora, qui ho trovato gli altri. Riparare. Penso che ci serva più di questo. Bene, dobbiamo fare il nostro meglio. Cominciamo con il primo e poi andremo con tutti i muri lungo la cinta. Mi chiedo se tutto questo funzionerà davvero. Ok, quindi anche loro fatti. Ah, certo, perché lui aveva detto dovete riparare i muri, fare questo, fare quello. E poi invece c'era One che aveva il compito più importante, solo che lui però ancora ora... Vediamo, forse appare ora il suo trigger, dopo che ho fatto gli altri. Appare anche il suo perché effettivamente. Oh, levati. Perché effettivamente mancherebbe solo lui all'appello. Dopodiché, veramente non ho idea di che cosa pensare. Lui qui non c'è.
Vabbè, andiamo a controllare. Ecco qua. Ecco, adesso dovresti riposarti, Thomas. Ma dovrei essere... Non c'è più niente che tu possa fare. Devi pensare a domani e ovviamente riposarti. Se lo dici tu. Buona fortuna, Sebastian. Sebastian. Ce ne servirà. Ma andrà bene, spero. Immagino, penso. Oh, la mattina dopo. Quindi ora dovevo uscire di nuovo sul cortile perché ora qui cominceranno i casini. Vero? Siamo pronti? Mi sa che qui c'è una bella battaglia campale. Perché se c'è Apple... Ehi, Thomas, hai dormito bene? Stiamo per cominciare. Vedi? Potresti aspettare un minuto oppure... Va bene, cominciamo. Sì, cominciamo. Va bene. Pronti. Perfetto, facciamolo allora. Ah, la prima battaglia campale? Vediamo. No. O forse sì. Che la musica è cambiata, la musica è diversa. Bene. Hugo sembra pronto. Quindi... ci stiamo per distribuire. Va, pronto, Thomas? Sì, farò del mio meglio. Andiamo. Concentratevi sul difendere il cancello. Non lasciate che nessuno entri. Se riusciamo a tenerli abbastanza a lungo, dovremmo garantire la loro ritirata. Aspetta, c'è di più. Non posso difendere il tuo castello per te, quindi c'è qualcosa che devo darti. Prendi questo. Ah. Che è una lettera... Cos'è? Che cos'è questa? Semplicemente tienila. Se finisci nei guai, aprila. Al resto ci penso io. Va bene, come dici tu. Ho ottenuto bundle. What? È un DLC che mi sta dando. Oh! Comincia la battaglia. Oddio, ma che, come sono fatte qui le battaglie strategiche? Le condizioni della vittoria. Stai vivo per tot turni. Condizione della sconfitta. Unità alleate distrutte. Qualsiasi unità alleata distrutta. Player phase. Qualsiasi cosa succeda, non lasciate questo cancello. Capito? Ero sicuro che avrebbero sventolato bandiera bianca a questo punto. Oh, sì, Sire. Allora, Castle riduce i danni del 40%. Oddio, ma sono proprio tipo delle zone plains. Unity display off per vedere il campo di battaglia. Move attack. Nei, Toppo, Shabon e Cecil. Sebastian come support. Allora, abbiamo movimento, defend e skill. Skill cosa ha? Quicken. Ah, ok. Vabbè, difesa allora. Sì. Tu invece... Marta supporto. Windrune e Quicken. Vabbè, anche tu supporto. Beh, enemy face. Dice Sire, il numero dei soldati so che sono apparsi al cancello di del cancello di Budehak. Soldati? Come può essere? È un mistero per me, signore. C'è sempre qualcosa. Mandate un distaccamento per capire che cosa è successo. Vedi, Zexen, Zexen, Zexen. Oddio, ma qua le battaglie campali sono un po' cestino. Eccoli. Non ti preoccupare, Thomas. Questo è il mio castello. È anche il mio castello. Non permetterò che lo prendano. Autoskill. Autoskill. Quick AD Surprise. Attack Power più 50%. Ah, queste sono forse le passive. Cura del 25% all'inizio dell'unità. Ma se faccio Windrune... Minchia, colpisco tutto qua. Danno vento nell'area selezionata.
Fino a 2, quindi posso farlo qui o lì, giusto? Vabbè, facciamola. Così, giusto per vedere... Offete. Ah, ecco, vedi, gli ho tolto degli HP. Lui invece è difesa, ok. Quindi, fase nemica. Un messaggio dal concilio di Zexen. Che cos'è? Una notizia della... della prosecuzione che è stata fatta contro di lei, sire. Notizie di persecuzione? Patetico. Naturalmente uno dei miei colleghi gelosi vuole prendere le mie responsabilità. Dice no, la notizia è stata compilata da uno dei cavalieri di Zexen. Che cosa? Questa è la nostra occasione per andare. La nostra? Stiamo andando... Noi veniamo con te. Dice, pensavi davvero che io sarei stato in un posto come questo per sempre? Oh, eccoli. Bene. Preparatevi ad andare verso la parte più esterna del campo di battaglia. Dice, fategliela vedere, sergente, anche tu, Yugo. Dice, certamente, ci vediamo dopo. Quindi loro si sono incontrati. Ecco, vedi? Questo, per esempio, sarà tutto quello che si sarebbe visto con il capitolo 3 di Yugo, in teoria. Quindi c'è comunque un ordine preciso per vedere la storia in modo magari un po' più lineare rispetto al normale, eh? Quindi magari fare prima il capitolo 1, il capitolo 2, poi fare il capitolo 1 di un altro personaggio e farli praticamente tutti così. Quando le cose torneranno alla normalità, spero che torniate a farci visita. Potreste addirittura aprire un negozio, un mercato. Questa è una decisione che mia madre, che spetta a mia madre prendere. Eccoci qui. Condizione per la vittoria. Yugo e Lily, le unità di Yugo e Lily devono scappare a est. Yugo e Lily vengono sconfitti. Ok. Quindi ci sono qua che partono da qui. Esatto. C'è anche l'unità di Yugo e di Lily. Quindi Yugo è praticamente solo. Allora, aspetta. Io potrei fare effettivamente... Allora, così. L'abilità Quicken. Cos'è che fa? Re-enable action to one unit in area, quindi consente all'unità di potersi rimuovere. Quindi se io con lui mi muovo e vado qua, sì, poi posso fare così e faccio move qui e faccio sì. Poi se io con lui faccio skill e faccio quicken, no unit finish with actions. Ah, nel senso, oddio. Ah, quindi io lo posso utilizzare verso un unit. No, scusa, ma qua hanno fatto la loro azione. Quindi perché non me lo fa fare? Cioè, se io faccio difesa, non posso più fare nulla, azione completata. E quindi se tu fai Weekend. Non ho capito come funziona allora. Sire, proprio adesso dal castello. Mi date un momento di tregua? Non vedete che sono impegnato in un'altra cosa adesso? Sì, sire. Ok. Quindi loro si muovono di qua. Loro si muovono qua. Scusa, ma se io allora mi muovo qua. Ah, ecco, questa è l'unità dove mi cura e mi protegge pure. Allora, qua difesa. E qua difesa. Cioè loro non mi stanno completamente attaccando praticamente. Va bene, quindi io devo andare qua.
E qua abbiamo finito. Di battaglia molto interessante. Se siamo riusciti ad arrivare così lontano, dovrebbe andare bene. Sono contenta che siamo riusciti ad arrivare così lontani, ma oh, le mie gambe mi stanno uccidendo. Oh, mia cara Apple. Se continui a essere, diciamo, tutta libri, le tue gambe si atrofizzeranno e si staccheranno. Oh, come potrei sopravvivere senza i tuoi complimenti? Siamo riusciti a scappare, diciamo, in modo sicuro. Ma come sta il castello? Dice ancora difficile da dirlo, però bisogna vedere come hanno intenzione di procedere quelli di Zexen. Abbiamo degli ordini scritti dal castello di Brass di cessare e desistere da un combattimento inutile. Quindi torneremo indietro e aspetteremo. Non ha senso. Quali ordini? Di chi è questa ridicola lettera? Lo Stato. No. Hanno praticamente mosso delle accuse false verso il concilio. Ma ho visto che i fuggitivi di Grassland sono appena scappati dal castello. Thomas, veloce, veloce. Non ci sono fuggitivi in questo castello. Se non volete credermi, venite e cercate. Impudente paesano. Dice, fino a quando la presenza dei fuggitivi non può essere confermata, dobbiamo attenerci alle regole. Voi, servi del demonio. Si stanno ritirando, Thomas, guarda. Oh, che sollievo. Mi aspetto che loro non ci infastidiscano più. Se solo fosse così. Oh. Come posso, diciamo, infiltrarmi nel castello di Brass in una notte? Questa strategia è un suicidio. Ah, è stato lui a far ricevere gli ordini. LOL. Ecco perché la sua era la parte più importante. Ho capito, ho capito. Oh, bene, ce l'abbiamo fatta. Quindi adesso possiamo festeggiare in teoria, no? Questa vittoria, questa pseudo vittoria. Che vabbè, questa era una battaglia molto, molto, molto easy. Tra l'altro, bruttina come è stata impostata la battaglia campale. Cioè, le battaglie campali per me sono solitamente una delle parti più belle del gioco. C'erano quelle del 2 che erano stupende, anche quelle dell'1 erano carine. Quelle del 4 le vedremo successivamente. Però queste non mi piacciono. Quelle del 5 erano incredibili pure. Ah, mi sento così bene che quello spaventoso politico, quello che è, se n'è andato. Quindi se n'è andato, per fortuna. Qual è il problema, Thomas? Beh, spero che sia la fine di tutto ciò. Lo spero anch'io. Qui mi sa che ci siamo appena inimicati Zexen. È un bel casino questo in realtà, secondo me. Ci siamo inimicati Zexen e quindi ora probabilmente potremmo allearci con Yugo, Ikaraya, eccetera, eccetera. Ok, tu non mi dici nulla. Quindi effettivamente potrebbero veramente incrociarsi tutte le strade per un obiettivo comune, probabilmente quello di sconfiggere, diciamo, la corruzione dell'impero di Zexen o comunque di quelli di Zexen che giustamente hanno tipo delle scuse per poter fare la guerra, un po' come Island. In Shuikoden 2 o Armonia o l'impero Scarlet Moon nel primo Shuikoden. Oh, tu nel frattempo sei tornato, quindi vediamo un po' che cosa ci dici del nostro amico. Si trova nella foresta tra Zexen e il castello di Brass. Sta facendo un qualche sorta di lavoro.
Ma non era un'informazione incredibile. Ok, andiamo a vedere per Belle, che lei sta cercando sta vite, però voglio capire effettivamente dove posso trovare magari sta vite o qualcuno che mi possa aiutare in generale. Comunque va bene, vado a fare un giro e ci vediamo tra poco. Ecco, mi sa che è lui. Perché Richmond mi ha detto, dice, sta cercando degli scoop nel castello di Brass. Sei tu? Arthur, sì. Buongiorno, apparentemente qualcuno ha attraversato il confine, ha spezzato, diciamo, il confine di recente. Sai qualcosa riguardo a ciò? È successo davvero una cosa del genere? Oh mio Dio. Dice, sto riportando la storia per un articolo che sto scrivendo. Non riesco a trovare informazioni per quanto riguarda i soldati di Zexen che hanno, diciamo, inseguito i trasgressori, o comunque coloro che hanno oltrepassato il confine. Tutto quello che mi hanno detto è che sono scappati e che hanno perso le loro tracce. Questa sì che è una storia. Sì, lo penso anch'io. Potrebbe essere uno scoop incredibile per me se riuscissi a trovare qualche altro dettaglio. Sei sicuro di non aver visto niente o visto qualcosa di sospetto? Io no, non credo nulla del genere. Oh beh, peccato. Credo che andrò a cercare ancora un po' in giro. Magari riuscirò a trovare qualcosa che valga la pena di essere scritta nella pagina principale del Budehack Times. Ah, quindi viene al castello? Oh, davvero? Sì, voglio che il mio lavoro provenga da lì. Una comunità multiculturale è una bellissima idea ed è un ottimo modo anche per condividere delle idee. Ti aiuterò. Certo, ti aiuterò. Ho sempre voluto mettere le mani su, diciamo, le notizie, quello che è. Ho bisogno di alcuni degli indizi, dei sospetti. In the barrier jumping case. Ok, diamo un'occhiata in giro. Ah, quindi gli devo dare una mano ora a trovare degli indizi. Ma io so che loro praticamente sono riusciti a scappare da questo lato, giusto? Infatti. Ma questo è molto più grande. Esatto. Potrebbe essere... Che giustamente loro sono scappati da qua. Perché noi siamo scappati da qua. Sembra una, diciamo, una cucina regolare. Sembra una cucina, comunque un forno regolare. Questo di sicuro. Se solo non fosse così scuro. Ecco qua. Aia. Ecco allora dove portavo tutto questo. Buchi segreti nella zona di cucina? Ha fatto male. È un passaggio segreto. Questi grandi castelli avevano sempre una via di fuga come questa. Ah, ecco allora da dove sono scappati. E adesso possiamo seguire le loro tracce. Ma non credi che sarebbe un po' pericoloso? Vicolo cieco. Tutta fortuna. Sì, quindi qua stiamo rifacendo la stessa strada.
abbiamo trovato il boss, cioè il nemico speciale inteso. Vabbè, non leva assai, dai. Ah, ma sono sopravvissuti. Pazzesco. Resistentissimo. Ok. Vedi questi nemici rari, Worn Out Tunic. Difesa più 1. No. Ma mi sa che sono uscite le estrazioni. Eccoci qua alla fine. Sapevo che la loro via di fuga era una grossa cosa. Ti devo tanto tempo per il tuo aiuto. Sono sicuro che tutte al castello leggeranno il tuo articolo. Dai il massimo. Grazie mille, ma chi siete voi? Non è un grande affare. Ah, ok, è joinato, perfetto. Bene. Ah, ecco, vedi, mi ha sbloccato addirittura ora qua il... Ah, ma tu sei un commerciante? Scusami, ma... Scusa, questa cosa che mi consente di scendere dove sarebbe? Forse ci devo andare da qua, no? Forse me lo dà da qua. Eh sì. Vedi? Mi dà praticamente la possibilità di poter scendere adesso da qua. Chissà se qui c'è qualcuno. Ok, siamo tornati al castello perché non c'era nient'altro da fare lì. Però guardate chi c'è. Maestro Thomas. Mastro Thomas. Padron Thomas. Avevo sentito che fosse giovane, ma non pensavo fosse un ragazzino. Posso aiutarvi? Tu devi essere Thomas, il padrone del Budehack Castle. Sì, sono io. Come posso esservi d'aiuto? Vi porto delle notizie dal concilio. Diciamo, la prima discussione riguarda Durabum.
Salom Haras Salom Haras è stato portato dal conciliatore Durabum per una, diciamo, per una per prosecuzione, quella che è. Haras è il comandante deputato dei Cavalieri. Il caso al momento sta venendo revisionato. Oh, queste sono buone notizie per tutti noi. Stanno anche controllando diciamo che coloro che si sono uniti a questa terra e hanno praticamente preso in prestito la terra, abbiano i loro diritti per questo territorio. Dice, hai visto? Te l'ho detto, non c'era niente di cui doversi preoccupare. Beh, ho detto che sono ancora sotto revisione. Che intendi dire che non c'era bisogno di preoccuparsi di questa cosa? Ecco. In più, ho preso la decisione, se ovviamente supportata dal concilio, Thomas, maestro del castello di Budehak. Sì? Oddio, posso unirmi? Oh! Al mezzogiorno di domani tu, Thomas, sarai rimosso dalla tua posizione di padrone di questo castello. Che cosa? Questo significa che tu sarai il maestro di questo castello fino a domani a mezzogiorno. Che? Perché? Chi l'ha detto? Io sto portando sto portando il messaggio, non la storia dietro di esso. Ma mio padre, quell'uomo. Verremo domani per te a mezzogiorno. Diciamo, impacchetta le tue cose e tieniti pronto. Ritornerai indietro a Vinai del Zexai. Ma non posso, questo castello ha bisogno di me. Non più. Stiamo proclamando questa terra comune di proprietà di Zexen. Il concilio ha fatto la sua decisione. Ma non può essere. Questo castello mi è stato dato da mio padre. Thomas, tuo padre, il... Ah, ecco, fa parte del concilio suo padre. Il conciliatore Loma ha deciso di disonorarti, cioè comunque di diseredarti in poche parole. Non ti riconosce più come suo figlio. Mi dispiace. Il mio stesso padre. Minchia. Che mazzata. Non vi preoccupate. Sono qui per far sì che tutti quanti stiate al sicuro. Non nessun broncio, ok? Parlare è facile. Pensi davvero che potremmo difenderci o potremmo sconfiggere tutti quei tipi? Però, se Yugo ci desse una mano. Padrone, avete qualche idea dell'ultimo minuto? Ecco, ora la trama si sta iniziando a fare interessante, finalmente. Perché lo chiedi a lui? Non sarà più il nostro padrone. Non sarà più il nostro padrone tra non molto tempo. Stiamo sprecando sia tempo che fortuna. Cioè, stiamo esaurendo sia il tempo che la fortuna. Dobbiamo in un qualche modo cercare di invertire la direzione di marcia. Dobbiamo vendere le nostre cose di valore e pagare i nostri debiti. Dopodiché potremo riottenere le nostre vite pacifiche e tranquille. Se questo diventerà territorio di Zexen, probabilmente aiuteranno loro successivamente con i fondi questa gente. D'oltrecanto, noi dovremmo
Oltretutto noi dovremmo ottenere un ricco, diciamo un altro figlio ricco come nostro proprietario, diciamo come nostro ma maestro di castello, master. Juan. Non sarà così facile. Se non smetti, cioè se non tieni chiusa quella bocca da ora, cioè se non ti zittisci, ti farò zittire io. Thomas è il padrone di questo castello. E io voglio mantenere questa strada. Va bene, scusa. È ancora il nostro padrone del castello, fino a domani a mezzogiorno. Non è questo quello che intendo. Non è quello che intendo dire. Va bene, Cecil, smettila. No, non smetto. Va tutto bene. Abbiamo lavorato così bene, abbiamo lavorato così duramente insieme per arrivare così lontano. Non bisogna finire necessariamente in un combattimento. Fine, eh? Difficile da immaginare. Aia. Qui è particolare la situazione. Molto particolare la situazione. Va bene. Niente. Detto questo, direi che posso staccare qui. Così ci vediamo nella prossima puntata, nel prossimo episodio, e vediamo quale sarà la sorte di Thomas e del suo castello. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.